sono stanco. Sono stanco, ragazzi, sono veramente stufo, stanco, a pezzi. Ma, ehi, se fallo però, mamma mia, stanno attendo a Quaraschelia. Oh, di bello, per la miseria. E Palladino tiene coraggio di dire che ogni fallo su Quaraschelia è un'ammonizione. Ma chi lo stanno attendo? Stanno facendo una paccariata da 90 minuti. Guarda là, oh, ma questo è giallo, frata, ma... Io ti voglio bene, ma questo è giallo. Mamma mia, ma Cin stava per fare il gol della vita comunque, ragazzi, stava per succedere, fatevi salutare. Oh, l'ermanito, sono GA7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette, non le manette perché non ho le mitragliette, anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia. E benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di Napoli-Monza. Ragazzi, siamo sullo 0-0, che stup di Colpani, al minuto 86 e 12. E qualsiasi cosa che riguardi quest'annata e che questa partita, qualsiasi cosa fa pensare ad un'annata sempre più maledetta, sempre più storta, mannaggia tutto. Vai Jesper, dai. Dai Jesper, facciamo le cose semplici, facciamo le cose bella. C'era bello. Mannaggia la miseria, Mario, non è da te. Ah, aveva trovato un bel movimento il Ciolito, mannaggia tutto. In ogni caso, primo tempo in cui il Napoli fa bene, ma comunque senza infamia e senza lode, come tutta questa partita d'altronde. Mamma mia ragazzi, mamma mia, che tristezza. Si è fatto male pure Alex Meret dopo aver parato il rigore. E no dopo, cioè esce dopo. Mamma mia Giovanni, pure tu! Dopo aver parato il rigore esce dal campo, entra Contini perché non c'è neanche Collini per un problema alla caviglia sinistra. Il Napoli incomincia la partita con Zerbin sulla destra, non con Lindstrom, probabilmente per una questione fisica, comunque rientrava da un infortunio. Voglio sperare almeno che sia stata questa la scelta. Adesso Lindstrom in campo, sperando che possa far vedere qualcosa, perché veramente lo voglio vedere da titolare a questo ragazzo. Non ce la faccio più, mi fa una pena da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista umano, sotto tutti i punti di vista, veramente povero ragazzo. Ripeto, non un bellissimo Napoli che non trova neanche un bellissimo Monza, però. Oh, signore, cioè questo non è fallo. Questo non è fallo. Cioè questo non è fallo, ha buttato per aria, questo non è fallo. Vabbè. Comunque, rigore parato su fallo di mano di Mario Rui, che secondo me ci sta, vabbè, ci sta a non dare questo fallo. Anche perché Mario Rui in queste situazioni si butta letteralmente sempre. È entrato Simeone per provare il tutto per tutto, espulso anche Mazzarri per andare a tranquillizzare la situazione con Kvaratskhelia, che tra l'altro era pure già ammonito, bisogna stare attenti, voglio lo sappiamo com'è, che niente ci vuole. Bravo Giovanni per Giovanni. Ci arrivi. Mannaggia la miseria. Dai, vai giù. No, si è fatto male. No, si è fatto male. Si è fatto male all'inizio. Non ci credo. Sta zoppicando. Perché zoppica? Perché zoppica all'inizio? Vai, a Mario. Dalla a Mario. Ma dalla subito a Mario. Dalla a Mario. Ma subito la devi dare. Forse ormai se non ci arriva a Mario. Mannaggia tutto, mannaggia. Ma quanto è triste l'idea che io in questo momento penso quasi che un pareggio ci possa andare bene. Quanto è triste quest'anno, tutta questa situazione. Che è successo? Ha segnato a Fiorentino, non so chi ha segnato, ma vedete chi ha segnato? Luca Ranieri, 1-0, vai giù. Dai, vi prego. Tra l'altro gol divorato da Kvaratskhelia su una giocata bellissima, sia sua che di Giacomo Raspadori. Questo è fallo, Flaco Colpani, io ti voglio tanto bene, ti tengo al fantacalcio, sei mio pupillo, però questo è fallo, amore mio, vita mia, cuore mio, luce dei miei occhi, that is a foul, ok? Dai ragazzi, su via. Altra apertura a cercare Lindstrom, letta bene. Vai, via. Voglio, è tutto così sbagliato, è tutto così brutto da vedere, veramente, è una situazione triste che... No, Jack! Mannaggia a te. Sei minuti di recupero, vi prego. Facciamo un gol in minuti di recupero. Non succede da non so quanto tempo. Non mi ricordo l'ultimo gol che abbiamo fatto
nei minuti di recupero. Forse era proprio con Mazzarri. Ma la prima volta. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. E dai. Dai. Punta. Punta. Punta, Quara. Punta, Quiccia. Punta, amore mio. Punta, vita mia. Ma lasciala scorrere. Lasciala scorrere. Lasciala. Mettila bene. Mettilo buono. Bella. Ma non ci giochi più. Ma, io ma perché siamo noi di là? Io sto soffrendo come se. Mario lui nuovamente. Allora Bolcetta del Napoli. Acquara. Inventa. Inventa, amore mio. Bellissima! No! Sono magnato! Sono magnato pure Gaetano! Madonna mia! Non ce la faccio più! Gli era data questa bellissima palla! Oh, io non ce la faccio più! Non ce la faccio più, voglio quanto è forte di Gregori, però ce l'ha tirato, ce l'ha tirato in bocca, ce l'ha tirato in bocca. Guardi Lorenzo San Varian, e dai! Sacco di amici. Sacco di amici, non è possibile, non può mai succedere, sacco di amici. Sacco di amici. Sacco di amici. Sacco di amici. Palla dentro, colpo di testa da allontanare. Altro colpo di testa, no. Volta a provare ad uscire. Occhio, è solo, nel senso che non ha compagni. Però una posizione interessante per Colpani. Occhio a Colpani, sta arrivando vicino a dargli la mano. Ecco da calcio d'angolo nostro. Da calcio d'angolo nostro. Favorisce ancora la possibilità per il Monza. Poi Bondo, l'arbitro ha toccato il pallone. Che è successo? Si dispera Dani Mota. Che è successo? Si dispera Dani Mota, dice qualcosa all'arbitro, poi che ha fatto? Comunque Dani Mota è identico a Fene. Di mo ci ho fatto caso. Niente, voglio 4 minuti per fare un gol. Voglio che si è mangiato Gaetano. Che si è mangiato Gaetano. Questo non è fallo, compa. Madonna mia, spalla spalla. E spalla spalla. Ma che sta succedendo? Ah, ma perché l'arbitro l'ha toccato? Io non avevo capito. Ma io non sto capendo più niente. Non ne posso più. Io non ne posso più. Chi era dato questa bellissima palla a Gaetano? Su Liss, su Magnato, su Gullo. Non ce la posso fare. Che succede? Che succede? Delle panchine. Chi sta spellendo? Intanto è arrivata la segnalazione che dopo la ripresa del gioco saranno 4 minuti. Che espulso? Palladino. Pure Palladino. Espulsi Palladino e Mazzarri. Tutto a posto. Aiù. Bene. Dai. Dai. Va bene. Stesso identico vetro. Perché prima le proteste reiterate. Ma voi come la state vivendo questa situazione? Io non bene. Io non la sto vivendo bene. Io non me la sto vivendo per niente bene. Io sto soffrendo. Tanto. Ma poco. Io non ne posso più. Io sono stanco. Io sono a pezzi. Sì, sono a pezzi. Sono decisamente a pezzi. Sono. Cioè, abbiamo avuto pure la cularia che questa ha toccato la palla. Oh, mamma mia. Non dovrebbe essere difficile prevedere il fischio finale. Non mi cocco. Non mi cocco. Non mi cocco. Veramente. Sono proprio. Sono. Ma proprio agli sgoccioli. Sono agli sgoccioli. Ma una bella cappellata di Gregorio. Ma che scasso padre. Ti ho magnato, mannaggia capato di Gaetano. Come ti ho magnato su, è nostra. È nostra, compa, è nostra. Ma come rimessa Monza? Mario, stai zitto che questo ti espelle. Mario, stai zitto che questo ti espelle, per cortesia, ti voglio tanto, 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 tanto bene. Stai zitto che questo ti espelle. Non fare fallo, non fare fallo. Niente, ragazzi. Comunque, è un Napoli, ragazzi, a cui mancano troppe cose. Un Napoli che questo calciomercato invernale, questo calciomercato di riparazione deve riparare tantissimo. Napoli ha bisogno di almeno un centrocampista, ha bisogno di un ala sinistra, ha bisogno di un bice di lo. Chi sta spendendo? Per? Ma che sta succedendo? Ha bisogno di un terzino destro, ha bisogno di un difensore centrale, ha bisogno di tutto, forse ha bisogno di un portiere. Cassano manca pure senza portiere. Voglio, ma vi rendete conto in che condizioni stiamo? Oh, mamma mia, ma che sto vedendo? Ma che stiamo vedendo? Ma voi mi rendete... No, Anghissà. Bravo.
Bravo Anghissà. Bravo Anghissà. Non ce la faccio più. Io vorrei solo porre fine a questo strazio, ragazzi. Sembra letteralmente la partita della notte Natale. Siamo con 4 giorni in ritardo. Ma che sia la partita della notte Natale? Voglio dire, se vattene tutto. No, forse. No, l'oratorio, non lo so. Voglio, ma se vattene, se fanno. Non giocano, lanciano a caso. Vai, giochiamo? La giochiamo sta palla? Fallo partire. Niente, no, impossibile, non si può fare. Bello il cambio. Bravo, bravo Gianluca, mi sei piaciuto. Personalità. Bravo Gianluca. Bella palla di Mario. Dai, vi prego. Mannaggia il bello. Vi prego. Vi sto pregando. Questa ha fatto un tac. Non ci credo. Voglio no. Questo tira. Voglio no. Occhio anche a Colpani che si propone. Va il 38. Mamma mia. Controllo con il petto. No, Ciolito che ti metti a palleggiare là, Ciolito. Voglio no. Oh, però veramente, Ciurria, oh, ma veramente, ma chi se ne cagato cazzo? Ma con tutto il bene di questo mondo, quello che allontana il pallone non viene ammonito, Ciurria che l'ha paliato tutta la partita e ancora niente, ma almeno è stato ammonito, cioè sarebbe secondo giallo, almeno, non lo, ha fischiato. Poi io non ce la faccio più, veramente ve lo giuro, non ce la faccio più. Il Napoli non riesce più a vincere, il Napoli non riesce più a segnare, il Napoli non riesce più a fare niente. Siamo in una situazione imbarazzante, una situazione tristissima. Bisogna fare qualcosa, bisogna assolutamente fare qualcosa. Ciao, voglio, forza Napoli.